Ben ritrovati in questo nuovo video per angiogurugeri.it. Quest'oggi sotto la mia lente la lampada LED di Aukey modello LTST36, un modello entry level per quelle che sono le lampade LED di Aukey, un modello sicuramente interessante da avere alle mie spalle, e in questo video vi vado a spiegare quelle che sono le caratteristiche tecniche nonché anche la funzionalità di ricarica wireless integrata nella basetta e ovviamente nei comandi. Ovviamente vi spiegherò tutto questo subito dopo la nostra sigla. Ebbene sì, eccola quella che è la lampada di Aukey modello LTST36, la cui confezione l'avete vista in apertura di video, che vista così sicuramente desterà qualche sospetto perché è completamente snodabile grazie ai punti di giuntura che ha e che la rendono molto flessibile. Vi vado a parlare di cosa è contenuto all'interno della confezione, dove ovviamente andremo a ritrovare quella che è la lampada e il manuale per l'utilizzo rapido, dato che comunque ci sono alcune funzionalità molto interessanti riguardo questa lampada. Per quanto riguarda invece quelle che sono le specifiche, abbiamo una colorazione, una temperatura pari a 4000 Kelvin per quelli che sono i LED, e ovviamente la luce che verrà erogata da questa lampada sarà pari appunto a 4000 Kelvin. Successivamente abbiamo un consumo pari a 7 watt per la lampada più 5 watt per il caricatore wireless integrato nella basetta, mentre per quanto riguarda la potenza in uscita grazie alla ricarica wireless sarà di 5 volt 1 ampere. Per quanto riguarda invece la striscia dei LED che è montata qui sopra, andremo a ritrovare quelli che sono 30 LED ed è garantito il funzionamento fino a 35.000 ore di utilizzo, quindi praticamente una vita di utilizzo. Vi vado a parlare anche delle dimensioni, che comunque sono molto molto interessanti: 36.8 per 29 centimetri quella che è l'altezza, per 12.8 centimetri quello che è lo spessore della base, per un peso tuttavia di 640 grammi che la rendono molto molto portatile. Vi vado comunque a parlare di cosa è contenuto sulla basetta. Vediamo di metterlo a fuoco e vado a parlare di quella che è la zona qui indicata, dove avremo la possibilità di ricaricare un qualsiasi dispositivo che ha la ricarica, che possiede la proprietà della ricarica di induzione, mentre poi abbiamo quello che è il tasto per l'accensione della lampada e poi i quattro tasti per permettere alla lampada di dimmerare quella che è la potenza in uscita appunto della luce stessa. Non abbiamo la possibilità di cambiare quella che è la luce della lampada LED, ma ovviamente tant'è, e comunque già risulta molto comoda. Per quanto riguarda invece il fatto di essere snodabile, questo permette appunto di girare in questo modo quella che è la lampada, mentre non è possibile effettuare quella che è una rotazione sull'asse, su questa tipologia di asse, quindi per permetterlo appunto di inclinarla notevolmente. Per quanto riguarda invece quella che è la caratteristica negativa che ho trovato riguardo questa lampada LED, è il fatto che il piano d'appoggio risulta essere inclinato, quindi nel momento in cui andremo ad appoggiare un qualsiasi dispositivo per la ricarica, questo tenderà pian piano ad andare via, specialmente se il retro del dispositivo, come ad esempio un iPhone o ad esempio il mio Xiaomi Mi 9, è fatto interamente in vetro e quindi tenderà a scivolare, mentre nessun problema nel momento in cui sul dispositivo è installata una cover e quindi praticamente andrà a effettuare, a dare grip a quella che è l'aderenza tra il telefono stesso e ovviamente quello che è la basetta di ricarica. Per quanto riguarda altre funzionalità, avrei preferito comunque, come avete già visto, dato che i tasti non sono visibili e comunque non c'è una sagomatura dei tasti stessi, avrei preferito che questa fosse stata appunto implementata su questa lampada LED, al fine di essere comunque individuabili quelli che sono i tasti anche quando magari siamo al buio. Non abbiamo alcuna funzionalità ulteriore rispetto a quelle che vi ho mostrato, quindi programmazione di autospegnimento, comunque la possibilità di avere dei diversi una dimerabilità che va dallo 0 al 100%, ma abbiamo i 4 step che va da 0, 25, 50 e ovviamente poi quello che è il 75 per arrivare alla luce piena, data appunto in questo modo. Vi faccio vedere, questa sarebbe la luce al 25%, 50%, 75% e poi ovviamente luce massima al 100%. Vi posso garantire che è andata a sostituire la mia lampada Philips, con tutto rispetto,
e ovviamente non va a creare quella che è la patina lucida quando magari si va a studiare sui libri cartacei. Questo è quanto costa e soprattutto dove è possibile acquistarla. Come al solito è possibile acquistare qualsiasi prodotto di Aukey su Amazon al costo di €35,99. Ovviamente il link di vendita lo troverete giù in descrizione, dove ritroverete anche l'articolo, il link per l'articolo scritto che da qualche istante è pubblicato sul sito web www.angelourgeri.it, che ha subito un leggero miglioramento in termini di grafica, in termini anche di velocità e soprattutto anche in termini di un completo restyling che è stato effettuato sull'intero sito. Quindi se qualcuno avesse anche qualche domanda inerente a questa lampada di Aukey modello LTST36 può farlo, può fare qualsiasi domanda ovviamente giù nei commenti, vi risponderò non appena possibile, e quindi l'appuntamento è al prossimo video per angelourgeri.it.